Il giorno della memoria. Per non dimenticare. Abbiamo visto il film L'isola in via degli uccelli. I soldati hanno chiuso i cancelli del ghetto. E fanno la selezione. Tante persone soffrono. E vengono maltrattate ingiustamente. Alex vive con suo papà e con suo zio. È in pericolo. Tanti ebrei devono affrontare dolore e cattiveria. Hanno cucito una stella gialla sul petto. La 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 la. Alex, rimasto solo, si crea un suo rifugio tra i palazzi distrutti. Ecco il suo rifugio, è come l'isola di Robinson Crusoe. Il suo unico amico è un topolino bianco. Si chiama Neve. E aspetta, e aspetta. Alex si deve ingegnare per sopravvivere. La 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 la. La 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 la. Alex chiede una mano per aiutare un suo amico ferito. Supera tanti ostacoli. Ma alla fine il suo papà arriverà a salvarlo e con il carro col cavallo gli sembra la nave della salvezza. La storia finisce bene. E Alex potrà raccontarla. Da tutto questo abbiamo imparato che la memoria è necessaria. Perché le cose che si dimenticano possono ritornare.